Buongiorno a tutti, sono Davide Marone, benvenuti al consueto appuntamento con l'analisi live del mercato dedicata all'apertura delle contrattazioni in Europa. Allora, mi porterei subito sul mercato vista l'assenza sostanziale di grandissimi temi. Stamattina per chi avesse letto il Morning Advisor abbiamo replicato in buona sostanza quanto abbiamo, anzi scusate, riportato quanto affermato ieri nella Commissione bancaria del Senato dalla Yellen, e direi che possiamo non dilungarci troppo sui contenuti, che ripeto, sono andato brevemente a sintetizzare questa mattina all'interno del documento pubblicato alle 8:30. Le borse, ed è questo evidentemente qualcosa di più rilevante e significativo per noi, mi porto sull'S&P 500, vedete, sono ritornate bene. Qui abbiamo interrotto chiaramente questa bella sequenza rialzista, lo ricorderete nelle vendite che ci sono state l'altro ieri. Poi da questi bei punti di supporto, per la verità, monitoravo in particolare l'area di 1830 punti per quello che riguarda l'S&P 500. Da lì, lo vedete, le risalite, ci siamo di nuovo riportati verso quelli che sono stati i massimi storici. Per cui i riferimenti circa a un tapering che potrebbe continuare ai ritmi costanti finora visti, il fatto che i tassi, e la Yellen l'ha detto chiaramente, potranno restare bassi anche dopo la dismissione totale dall'attuale quantitative easing. Questo ha permesso alle borse, ha ridato fiato alle borse, che io, lo sapete, continuo a ribadire ancora, avere assolutamente un'ottica rialzista. Visto che siamo sull'S&P 500, proviamo a dare un outlook, sapendo che comunque qui il grosso partirà da oggi. Lo vedete, la media 21 incomincia ad acquisire una potenziale direzionalità, ha funzionato già bene nel primo e nel secondo test, per cui questi ancora possono essere dei buoni punti di acquisto, tenendo, vedete, in area 1850, tenendo presente l'area successiva, che è quella che vedete, evidenziavamo tra 1846 e 1848. Quest'area qui, tra, vedete, il pivot daily e chiaramente questi bei punti di massimo precedente, per cui monitorerei ancora quest'area come area di possibili acquisti. Chiaramente, in primo luogo, riguardiamo i massimi. Va detto che oggi c'è la coincidenza della chiusura settimanale e mensile dei mercati, per cui a volte, non sempre per la verità, accade che in questi giorni vi siano delle prese di profitto un po' strutturali, soprattutto da parte degli attori istituzionali, quindi quelli che possono andare a lavorare con volumi importanti, e quindi delle ricoperture, soprattutto su quegli strumenti che si sono mossi in maniera rilevante, lo vedete, negli ultimi giorni. L'azionario, in questo senso, potrebbe essere uno strumento destinato a questo tipo di dinamica, ma ripeto, è chiaramente non è una costante, è un warning da lanciare. Sicuramente poi sono i riferimenti tecnici quelli che noi adottiamo per poi decidere di andare ad operare. Per cui S&P 500 è impostato con questa bella area di supporto. Visto che siamo sull'azionario, guardiamo anche il DAX, che lo ricorderete, anch'esso è venuto giù bene venerdì e ieri è partito piuttosto pesante, per poi, guardate la precisione del supporto in area 9.490 punti, che ricorderete abbiamo monitorato per lungo tempo, vedete, perfetta conformazione, e adesso belle ripartenze rialziste molto molto precise fino all'area, anche qui abbastanza precisa, di 9.625. Stamattina dicevo come, dopo verosimili ritracciamenti in area 9600, fosse possibile attendersi ulteriori sfoghi verso l'area di 9660, e vediamo, ecco, se quanto anche paventato oltre un'ora e mezza fa, vedete, può andare a svilupparsi. È sicuramente un punto abbastanza buono questo qui in ottica risk reward, e vi dirò
anche in ottica di eventuale stop reverse, perché siamo all'interno di questa che, se vogliamo, può essere ancora, lo vedete dai punti di massimo, considerata una correzione abbastanza importante, se consideriamo che solitamente ritengo il livello del 50% statisticamente come quello significativo per delle ripartenze del movimento precedente. Qui abbiamo già avuto un tentativo di superamento che si sta acuendo questa mattina. Dal punto di vista dei livelli statici discrezionalmente tracciati, potremmo essere ancora in una zona di vendita, però da girarci, lo vedete, eventualmente sopra 9.630 per ripuntare all'area di 9.660 e 9.675, per cui qui l'outlook può restare chiaramente positivo per chi fosse entrato e per chi avesse confidato nell'area di 9.590-9.600 come nuova area di supporto. Peraltro vedete bei punti di minimo qui precedenti c'erano stati. Per chi volesse entrare, a questo punto valutiamo come si comporta in area 9.620, mettendo un filtro a 9.630 ed eventualmente sfruttare nuove potenziali ripartenze, ripeto, guardando a 660, a 675. Borse che comunque, lo accennavo anche questa mattina qui in ufficio con alcuni clienti, sono partite insomma con un buon momentum, per cui la mattinata potrebbe essere caratterizzata da buone performance sui listini chiaramente europei principali. È del tutto evidente, qui complice chiaramente il dato di poc'anzi, o meglio, per la verità di oltre un'ora e mezza fa, comunque sulle vendite al dettaglio della Germania, rispetto invece ai dati contrastanti, sempre sulla Germania, che abbiamo visto ieri, per esempio in materia di inflazione, questo è un buon warning, e in materia di disoccupazione, insomma, quei dati sono stati abbastanza in linea con l'attese, a differenza di quelli di stamattina che invece ci hanno fatto vedere una release positiva. Vi invito sempre, questo è un accorgimento operativo che spero la maggior parte di voi mantenga, di guardare il calendario economico. Se lavoriamo intraday sappiamo come questo possa avere un impatto. Visto che siamo in tema di calendario economico, vale la pena di accennare al release sull'indice dei prezzi al consumo dell'Eurozona. Stamattina scrivevo strano perché abbiamo avuto una release lunedì. Riportavo peraltro nel Morning Advisor il discorso di Draghi fatto ieri, che in realtà qualche spunto può fornirlo in virtù del fatto che poi avremo il meeting giovedì prossimo e quindi la release delle 11 di quest'oggi potrebbe avere un certo peso. Per cui vi raccomanderei, se ne aveste la possibilità, e chiaramente a maggior ragione se lavorate in intraday, di seguire con attenzione la release delle 11. Venendo al nostro indice, anche qui molto molto tecnico, ancora una volta bellissima la tenuta di aria, lo vedete, 20.150 per le ripartenze che abbiamo visto ieri. Ci manteniamo fondamentalmente qui, vedete, in questa che può essere considerata a tutti gli effetti una congestione, vi dirò anche piuttosto bella. Guardate che regolarità tra i punti, lo vedete, i punti di minimo e i punti di massimo, bella regolarità. Questo ci pone nelle condizioni di chiaramente sfruttare gli eventuali strappi, magari con delle conferme, visto che le false rotture, l'abbiamo visto in queste fasi di mercato, sono abbastanza dietro l'angolo, mantenendo comunque, vedete, grande affidabilità dei livelli. L'impostazione anche qui nel breve è long, vediamo come riusciamo a superare quest'area di 20.280-20.300, perché poi potremmo riguardare ai livelli che abbiamo guardato in questi giorni, sopra 20.400. Chiaramente poi le aree di massimo sono sempre lì e quindi le guardiamo con attenzione, ma questi momenti sono direi discreti, perché siamo su un primo punto di attenzione, ripeto, l'area che va da 20.280-20.300, che potrebbe, in caso di buone partenze a rialzo, poi permettere salti ancora di 100-150 punti. Per cui impostazione anche qui nel breve che conserviamo in senso rialzista. Tra un quarto d'ora il tasso di disoccupazione italiano, purtroppo l'aspettativa è su un peggioramento rispetto al dato precedente, siamo al 12,3, l'aspettativa per il 12,4, chiaramente il dato è piuttosto di per sé, ecco, negativo, lo sappiamo, e ben
vedere dei tassi di disoccupazione a questi livelli, lo accennavo anche questa mattina, è veramente paradossale in riferimento a quello che invece è stato il tono piuttosto tranquillo di Draghi ieri, che comunque mantiene in generale, così come è paradossale vedere un euro a questi livelli, ma non mi perderei in quei discorsi. Ad ogni modo, vediamo se per chi lavorasse sull'indice italiano, se dovesse esserci qualche particolare novità sul fronte della disoccupazione, ma ripeto, non mi aspetto grandissimi scossoni, è un dato abbastanza scontato, salvo release clamorose. Speriamo non in senso negativo. Mi porterei invece sul valutario, stamattina sempre nell'articolo, ripeto ragazzi, ne faccio continuo riferimento non tanto per questioni di pubblicità, ma proprio per il fatto che secondo me quando viene pubblicato all'incirca alle 8:30 può veramente fornire una prima view sui temi più importanti dal punto di vista macroeconomico, visti ieri, sulle prospettive di oggi, sull'aggiornamento circa gli eventi che caratterizzeranno le price action, per cui chiaramente è un appuntamento, secondo me, che va mantenuto, necessita di 10 minuti di lettura, per cui veramente insomma, può essere un buon modo di iniziare la giornata dei mercati. Venendo a noi, l'euro-dollaro ieri ha confermato ovviamente la sua grande forza relativa, qui abbiamo visto, e lo commentavamo sul dellfx.it, il preciso approdo a 1,36,5 e come questa fosse una bella area di supporto. Se andiamo a prendere per esempio, lo vedete, i livelli di Fibonacci, più o meno, vedete, suffragano la nostra view, quindi un bellissimo primo livello qui tra 60 e 50 e prontamente l'euro chiaramente ripartito a rialzo, ha toccato direi anche questa volta precisamente, per cui un po' imprevedibile nei movimenti, ma direi discretamente tecnico sui livelli, l'euro-dollaro 1,3720 l'approdo, ritracciamenti in area 1,37 ripartenze, vedete che già questa mattina hanno ritoccato proprio l'area di 1,3720, quindi delle dinamiche che, ripeto, dal punto di vista dei prezzi non sono così malvagie. Passatemi il termine, il daily l'abbiamo visto vedete, andiamo a riprendere un attimo il daily, con la formazione, lo vado ad allargare, con la formazione di questa bella pin di test del supporto e con idea della falsa rottura e test della media mobile a 21 periodi che sembra aver acquisito una discreta direzionalità al rialzo, ci suggerisce un buon segnale long che, ripeto, potrebbe suggerire un'operatività per chi non fosse già dentro, eventualmente in rottura sopra l'area di 1,3720 per guardare immediatamente 1,3740, quindi un'operatività veloce magari per lavorare con potenziali stop in pari e poi guardare chiaramente le aree di massimo. E ripeto, varrà la pena evidentemente seguire la release sull'inflazione, perché sappiamo essere veramente un tema caldo, soprattutto in virtù del fatto che tra meno di una settimana ci sarà il meeting della BCE, molti paventano, ma poi avremo occasione di disquisirne, potenziali tagli dei tassi, sia sul discorso deposito, quindi tassi sotto lo zero, sia sul tasso di riferimento. Evidentemente io non sono così ottimista circa misure in senso allentativo, quindi di ulteriore taglio dei tassi, però poi avremo modo di seguirlo. Ad ogni modo, ripeto, potrà avere un peso. In ottica ribassista, i più aggressivi potrebbero pensare di entrare sotto 1,37. Allora, fermo restando che quest'area deve essere violata a rialzo, perché altrimenti già sui primi segnali potremmo pensare di andare a vendere con una prima ottica 37. Secondo livello di potenziale entrata sotto 1,37, ma anche questa volta non abbiamo un gran risk reward, però potremmo lavorare con stop in pari e pensare di andare a riprendere l'area di supporto. Quindi, secondo me, l'operatività veloce con attivazione di trailing stop e stop in pari sui primi punti, quindi operando proprio a gradini molto vicini, può essere la migliore. Quindi queste buone zone di vendita dal punto di vista tecnico. Attenzione al superamento però a rialzo di 1,3720. Dopodiché gli steps sono 1,37, 1,3685. A quel punto ci sarebbe un po' più di spazio se dovesse essere violata quest'area sui questa l'area di 1,3785 per riprendere l'area dei minimi.
Chi è partito molto bene, vedete questa mattina è il Cable, che dopo questa bellissima pre-session fino agli inizi di questa settimana, secondo me si è un po' sporcato, ha fatto questa rottura sparata a 37,20, poi è rientrato, ieri l'abbiamo visto ancora sotto pressione, ma io direi che non ha mai impensierito, secondo me, chi lavorava in long su dei buoni livelli, perché guardate come abbia tenuto bene l'area di 1,66, 1,66,20, rimbalzo anche qui molto tecnico. L'individuazione di questa figura, ripeto, è indicativa. Quando parlo di livelli dinamici, io mi riferisco sempre ad aree indicative, non certo da prendere a riferimento per l'impostazione di un'operatività. E proprio sul Cable questa mattina scrivevo come anche sul daily si palesasse un buon segnale rialzista per buoni acquisti a partire da 1,66,90 verso 67,25 e 67,40. Per cui ho già esaurito quanto detto nel Morning Advisor. Ad ogni modo, siamo qui apposta. Questa è una bellissima area di resistenza, attenzione, anche perché lo vedete, non ci sono grandissimi ostacoli prima dei massimi a 68,20, quindi laddove dovessero esserci dei tentativi di rottura, ripeto, lavorando su potenziali ritracciamenti di breve, si potrebbe pensare di assistere a movimenti piuttosto ampi, e qui l'impostazione oraria mi piace dal punto di vista delle medie, perché abbiamo avuto e abbiamo ancora questa ampia congestione, bella rottura del livello. Vediamo se ci saranno i primissimi ritracciamenti qui e media 21 che potrebbe incominciare a acquisire direzionalità e darci dei potenziali eventuali punti d'ingresso se poi i tentativi dovessero essere a rialzo. E ripeto, possiamo individuare un livello intermedio che qui lo vedete a 1,67 e tre quarti, ma ritengo che poi livelli significativi fino a 1,68 e 20 non ve ne siano, per cui uno stop entry al di sopra di questi punti qui, secondo me, può essere, lo vedete, può essere assolutamente tutt'altro che una cattiva idea. Seguiamo l'eventuale sviluppo a questo punto di una divergenza regolare ribassista, perché questo è un buon punto di risk reward anche in ottica di vendita, per cui ancora una volta sono punti in cui anche lo stop reverse ha assolutamente ragione di essere, soprattutto se consideriamo l'ampio spazio, lo vedete, al rialzo e l'eventuale potenziale ampio spazio, lo vedete al ribasso questa volta in due steps, quindi a 1,66,25 prima e l'area di 1,66,60 poi, aree di stop reverse, quindi valutiamo eventuali divergenze per pensare anche di vendere con stop appena sopra l'area di 1,67,5, direi 1,67,55, 1,67,60 per prendere poi 1,66,95 chiaramente quest'area qui. Per cui punto di attenzione, il Cable lo seguirei molto, sembra essere tra i cambi più interessanti, non vi sono release che riguardano il Regno Unito, per cui il focus può essere assolutamente, assolutamente tecnico. Allora, passerei in rassegna altri cambi, guardando il dollaro yen, che ha interrotto un po' la sua pre-session di stallo ieri, con questi tentativi di rottura, lo vedete sotto l'area di 102, tentativi che sono stati in primo luogo precisi nel respingimento in area 101,75, poi c'è stato un nuovo tentativo di approfondimento. Però comunque lo vedete in violazione sì del canale del supporto, scusate, dinamico, del supporto rialzista, però fondamentalmente senza aver violato quei punti statici, insomma, particolarmente significativi. Sappiamo come noi attribuiamo evidentemente un'importanza, ben maggiore sui punti statici. Anche qui partirei magari al volo dal grafico daily, dove vedete si può ribadire con forte cognizione di causa la valenza di quest'area qui come resistente. Guardate la media mobile a 21 periodi come ottimamente posizionata. Anche su tutti i tentativi di risalita vedete l'area della media 21 ha tenuto molto bene. Il grafico 4 ore, lo scrivevo anche questa mattina, suggerisce, lo vedete, una potenziale divergenza regolare rialzista non molto bella, perché non siamo, vedete, nelle zone che noi auspichiamo,
di realizzazione di questo pattern, siamo appena fuori dalla zona di ipervenduto, il che questo pone un filtro non eccessivamente forte a questo tipo di pattern. Ad ogni modo, potremo assistere a dei tentativi di risalita in 102,15, dove secondo me le vendite possono pensare di ripartire, perché i movimenti in questo senso, vedete, ci sono suggeriti anche dal grafico orario, quindi qui congestione con media appiattite, c'è la rottura di un livello, la media 21 che è chiaramente la più reattiva, incomincia a muoversi e a lavorare bene sui primi pullback, quindi sui primi test, ripartenze short, per cui queste aree potrebbero essere ancora aree buone per pensare di vendere e capire se le potenzialità di arrivare in area 101,40, vedete che è il primo punto di swing rilevante in questo contesto, se queste possibilità possano essere verosimili. Un long un po' più, diciamo, in sicurezza, io lo vedrei sopra l'area di 102,15-102,20, allora rientreremo qui e potremo pensare di ripuntare chiaramente a 101,65 e poi chiaramente i livelli successivi. Però qui lo scenario più verosimile da un punto di vista di elementi a suffragio resta quello ribassista. Un po' un discorso simile lo possiamo fare sull'euro yen, che chiaramente ha visto grande volatilità. Anche qui da un punto di vista, parto anche qui al volo sul daily, vedete, da un punto di vista ciclico, guardate come le indicazioni in senso ribassista possano andare a palesarsi, grande regolarità, lo vedete, dell'oscillatore stocastico, guardate gli ultimi swing ben precisi, e l'indicazione in questo senso potrebbe suggerire ancora nuove impostazioni ribassiste. Il 4 ore con questo bel crossover, lo vedete, di medie mobili potenziale, qui la 21 che incomincia a tagliare dall'alto verso il basso la 100 e la 200, insomma, confermerebbe questo eventuale scenario ribassista che potrebbe contemplare delle vendite, ripeto, a partire proprio da 140, 140 e 10 o per i più aggressivi da 139,75 per rivisitare l'area di 139 e 138 e 138 e 90. Da qui si possono pensare agli acquisti se la volatilità non dovesse essere eccessiva e non dovessero essere tentate le rotture, se no anche qui in maniera molto molto più conservativa, sopra 140, 140 e 20 sono ipotizzabili eventuali acquisti, non prima. Guarderei ancora l'australiano, magari anche il neozelandese, visto che si è mosso discretamente. Australiano che pure ha fatto vedere una buona volatilità, si è un po' per la verità sporcato come quadro tecnico rispetto alla certa regolarità che evidenziavamo nelle settimane scorse. Dal daily, anche qui oggi ho la tendenza proprio a partire dal grafico giornaliero, che non è mai una cattiva idea. Al daily, vedete, abbiamo avuto ampi test dell'area di 89,30 con queste pin, compresa quella di ieri, vedete che potremmo definirla sì di falsa rottura di questo 89,30, che comunque però non è andata oltre il successivo livello tecnico a 89,89,5, poi sì, c'è stato un ritorno su questi punti, quindi sul daily è evidentemente un po' più confuso. Scusate, sul 4 ore è un po' più confuso lo scenario, tuttavia dal punto di vista dei punti tecnici qualche indicazione rimane. Stamattina facevo vedere anche, anzi, descrivevo anche il grafico a 8 ore che su cross universalmente scambiati come l'australiano contro il dollaro americano può essere indicativo. Anche qui grande precisione, grande regolarità dello stocastico a partire da questa divergenza, poi vedete nell'accompagnare gli swing del prezzo. Andiamo sul grafico orario chiaramente per fornire una view e quindi degli eventuali livelli tecnici. Vedete, qui eravamo in questa correzione interrotta dopo l'approdo a 89,90, nuovi test del supporto, fallimento però di nuovi minimi e strada che potenzialmente potrebbe aprirsi a long se ci fosse il nuovo superamento di 89,70. Io resto discretamente rialzista sul cambio, 89,90 è il primo livello di interesse sul movimento, vedete i livelli sono molto chiari e l'area di 90,20, quella successiva, se ripeto, dovesse andare a confermarsi la view rialzista. Qui se vogliamo possiamo un po' forzare, ma ripeto, sono da considerare a livello indicativo queste figure, lo vedete.
Per cui la possibilità con il test di questi supporti, quindi con la rottura di questo successivo di andare a riprendere l'area di 89-90, può essere uno scenario verosimile. Abbiamo visto la grande decorrelazione che abbiamo avuto col il dollaro neozelandese, che era contenuto all'interno, ripeto, di un canale rialzista, anche qui non inserito in un grandissimo contesto, perché non eravamo in correzione, visto che venivamo da un ampio cammino rialzista, poi questa era una correzione, riprese del trend di fondo, anche se di vero trend non si può parlare, se vedete stringiamo il grafico, e rotture soprattutto interessanti sopra 83,40 per il bel raggiungimento di 83,90 che vedete è stato anche un punto pullbeccato. Adesso siamo su tentativi di nuovi massimi con lo stocastico che già non ci fornisce più l'idea di divergenza su questi punti. Per cui, ancora una volta, ragazzi, vi invito a veramente testare l'efficacia della media 21, perché guardate, siamo in lateralità, le medie congestionate, ci sono i primi crossover, la media 21 acquisisce direzionalità e i primi test che rappresentano tutti i buoni punti di rottura. Questo chiaramente è tardivo, io lavorerei con l'immissione di uno stop entry sopra 84,10 per puntare all'area di 84,40 come primo scenario. Se qui c'è la conferma del doppio massimo, possiamo sfruttare chiaramente in maniera un po' più aggressiva e spostandoci addirittura su time frame inferiori delle potenzialità di vendita con stop in area 84,20 e puntare di nuovo all'area di 83,90 in primo luogo. Quindi anche un dollaro neozelandese che secondo me presenta un buon quadro tecnico e soprattutto ci offre un'opportunità dal punto di vista del rischio rendimento. Anche qui vedete possiamo coadiuvare le nostre analisi sempre mantenendo dei livelli indicativi, ripeto, i livelli dinamici, ragazzi, non possono essere di per sé sufficienti a suggerirci l'operatività. Dobbiamo ritenerli chiaramente dei livelli che, dati l'incrocio con i livelli statici, dati l'impostazione con la media, ci possono andare a dare ausilio rispetto a dei potenziali punti di entrata, oltre magari a chiarirci il quadro della direzionalità presente, peraltro anche riscontrabile